Ben ritrovati con A Tu per Tu, diciamo che caro David, con l'ospite di questa settimana inauguriamo insomma una striscia di trasmissioni che parlerà delle prossime amministrative. Parliamo di politica, buonasera quindi a tutti, quindi salutiamo il nostro Rossano Gallorini, che è nuovo fresco candidato a sindaco a Castiglion Fiorentino, quindi uno dei comuni più importanti in cui si va a votare. Sì. E quindi il nostro ospite evidentemente ha alle spalle una carriera politica nel comune di Castiglion Fiorentino di tutto rispetto, ovvero ce lo vuoi dire te? Intanto la lista, che è la candidata, come si chiama? La lista si chiama Città al Centro, in questo periodo preceduta dal nome Progetto, proprio perché è una lista civica aperta e che desidera essere inclusiva a tutti quanti vorranno seguire il nostro percorso che abbiamo delineato ben. Ecco, una lista civica alla quale spesso insomma si fa fatica, no, a dare un'etichetta di destra, di sinistra. Vogliamo dire a cosa non vi riferite o a cosa vi riferite, cioè a quale elettorato insomma allora, vi sentite più vicini, oppure vogliamo rimanere nel vago? Oppure diciamo anche voi sostenete che non esiste più la distinzione tra destra e sinistra, non ci sono più idee di destra e di sinistra, c'è solo i fatti. Diciamo che tutto quello che hai detto è in parte vero. Oggi viviamo in un periodo in cui purtroppo i partiti hanno perso la vecchia funzione che avevano nel tempo. Le persone sono più abituate a ragionare con la propria testa o a non ragionare, e anche quello potrebbe essere un problema. E quindi il nostro progetto è una lista civica vera e propria, è nata dalle persone. È nata dalle persone comuni, l'unico che ha un'esperienza politica, seppure breve, sono io. Sono io che ho fatto l'assessore senza una tessera politica dal 2012 al 2014 nella giunta Bittoni, poi Fabianelli. Ah, okay. Quella nata dopo il dissesto, dopo il commissariamento. Okay. Sì. E quindi diciamo quel periodo lì, quei due anni che ho accettato con spensieratezza e senza nemmeno sapere cosa andavo incontro, periodo, e scegliendo un assessorato che non cosa sapevo, avevo l'ambiente, la riqualificazione dei centri storici e tante altre piccole ma importanti deleghe. Però avevo la centrale a biomasse, sostanzialmente. Caspita, aveva quella palla lì. Avevo quella palla lì e me la... Esatto, sì. Esatto. E con il progetto di riconversione che prevedeva questa mega centrale a biomasse. Quindi da quella è nato il mio impegno e soprattutto la mia passione politica. Come l'ha gestita quella situazione? È stata una cosa che raccontarla, a volte l'ho raccontata, sembra quasi dell'assurdo, no? Io appena il Bittoni mi ha dato questa delega all'ambiente, mi ha portato un dossier e mi ha detto guarda, dobbiamo fare un consiglio comunale, il primo dopo la nomina, urgente, in cui dobbiamo fare l'atto di indirizzo nuovo perché la Power Crop aveva presentato il progetto in provincia. E quindi io ho studiato... Ho passato delle notti, diciamo, a studiare, cercare di capire in un tempo così breve e ho scritto 8 pagine. Queste 8 pagine siamo andate a farle vedere in provincia e mi ricordo alcuni assessori che hanno sgranato gli occhi, hanno detto ma questo è quello che volete? E io e Bittoni ci siamo guardati e abbiamo detto sì, questo è quello che vogliamo, e avendo letto quello che viene presentato. E quindi abbiamo scritto questo documento, questo atto di indirizzo, e il primo consiglio comunale, con la sala stracolma, perché c'erano tutti, c'erano dagli esponenti che avevano presentato il progetto, al pubblico che voleva sapere, ai cittadini, sì, c'era il comitato, c'erano gli operai, c'erano tutte in campo, c'erano i sindacati, c'erano in campo tutte le forze. E ricordo che Bittoni ha letto questo atto di indirizzo fra lo stupore generale, no? Perché eravamo considerati continuatori del passato e in realtà stavamo facendo una cosa importante, stavamo dicendo che questo era un progetto incompatibile non per Castiglion Fiorentino ma per l'intera Val di Chiana. E
sentendo le mie parole, le parole da me scritte, lette da Bittoni, mi è salito un brivido e da allora non ci ho visto più. Ho passato 2 anni, diciamo, con vera passione per quello che facevo. Insomma, sì, questo no, insomma, dell'allora appunto sindaco Bittoni, ricordo che fece scalpore, perché poi effettivamente si ragionava anche sul fronte occupazionale, insomma, le leve, no, con le quali, ecco, convincere in quel caso l'amministratore di turno erano tante. E quindi, ecco, tornando indietro, farebbe la stessa scelta? Assolutamente, guarda, vorrei aggiungere che sono stati molto lungimiranti, perché questa storia delle centrali a biomasse, dove sono state realizzate, hanno creato un sacco di problemi. Vedi Subiano. Ecco, Subiano è, che ora è chiusa, è già chiusa, dismessa, e ora è un problema in più. Certo, perché c'è anche, è piena ancora di residui. Bonificare, eccetera. No? Quell'area, certo. Quindi loro furono molto lungimiranti. Io mi ricordo che in quel momento, quando ci fu quella battaglia, c'era anche proprio la sinistra che cavalcava l'idea delle energie alternative con questa forza, con questa convinzione, che secondo me oggi è venuta molto, molto meno. Soprattutto quel tipo di centrali hanno dimostrato tutti i loro limiti, perché alla fine rischiavano da un lato di diventare delle specie di inceneritori della spazzatura, e dall'altro provocano le colture finalizzate allo smaltimento degli altri rifiuti, perché per riuscire a far fermentare tutto bisogna anche, capito, seminare, certo, tipo il Gran Turco, coglierlo prima che sia maturo per farlo, diciamo che prima si creano gli impianti e poi le condizioni per farli funzionare. Questa è un po' la moda che c'è in Italia. Io dico in Italia, sì, perché poi nel caso della centrale a biomasse, pensa che sarebbe dovuto trasformare le intere coltivazioni della Toscana, di una parte delle Marche, per avere del materiale da bruciare su una centrale. Sì, sovradimensionata. La follia umana arriva a questo. Cioè, è la follia. Chiaramente, sai, perché follia, questo. Forse lì c'era qualcos'altro dietro. Forse sì. Che loro hanno visto. Questo hanno perché detto, si doveva testimoniare la filiera corta, no? Mm-hmm. È una storia molto, molto, molto lunga. Rossano, non ci hai risposto. Sta lista civica, esatto, si colloca, è trasversale, si colloca al centro, a destra, a sinistra. Dove si colloca? Allora, la nostra forza sarà il progetto, le idee e gli uomini. Okay. È chiaro che non è una lista di destra. Escludiamo la destra, sì, perché la destra chi la occupa? La destra la occupa l'attuale amministrazione, credo, insomma, è una lista di centrodestra, non è un mistero. Certo. Che tra l'altro ha ufficializzato la candidatura da pochi, la ricandidatura da pochi giorni. Allora, se un territorio non si sviluppa con quel tipo di progetto lì, come si sviluppa? Castiglione Fiorentino, come gran parte della Val di Chiana, ha enormi potenzialità. Credo che le potenzialità di questo territorio, dell'intero territorio, siano sfruttate pochissimo attualmente, o quantomeno sono, il tutto è demandato all'iniziativa privata, non c'è una vera... Un progetto, dice lei. Per la Val di Chiana e un progetto per Castiglione Fiorentino. Noi in parte vogliamo fare questo. Crediamo sia importante innanzitutto la conoscenza del territorio, perché con una conoscenza puntuale si riesce poi a elaborare dei progetti. Quindi Castiglione Fiorentino ha potenzialità agricole, ha potenzialità artistiche, ha potenzialità culturali, e noi queste vogliamo far risalire con un progetto uniforme. C'era una cosa che, insomma, noi abbiamo seguito da vicino anche tra l'altro come emittente, questa cittadella della sicurezza stradale che insiste, sì, nella frazione di Manciano di Montecchio, quella vicenda com'è finita? Quella vicenda è una vicenda un po' complessa, attualmente credo sia inutilizzata. Esatto, era un progetto assolutamente interessante che avrebbe dovuto portare soprattutto giovani, le scuole, educare
educare al rispetto della sicurezza stradale, il che non è da poco. Insomma, è anche quella, purtroppo, insomma, è lì, è ferma, un po', come dire, voglio dire dimenticata, ma insomma quasi. Ma io gli vorrei chiedere un'altra vicenda, invece l'istituto, la fondazione, che insomma non ricordo, Serri Story, la vendita dei terreni ad Aboca, che cosa c'è da dire di... Se ne è parlato tanto, si è chiacchierato tanto. Diciamo l'ente Serri Story aveva forse bisogno di una ristrutturazione, per cui alcune vicende che l'hanno vista nelle prime pagine hanno fatto sì che gran parte dei terreni appunto siano stati venduti ad Aboca, soprattutto i boschi, e poi unito ad un affitto di gran parte dei terreni seminativi. Diciamo, da tutto questo... È stata una scelta giusta? La scelta giusta è... Se tu fossi stato il sindaco, l'avresti venduti? No, io non li avrei venduti, avrei cercato di valorizzarli e magari... Sì, non credo sia una scelta perfetta per i modi e per i tempi. Quindi. Però è chiaro, dall'interno, amministrandola, probabilmente hanno visto qualcosa che all'esterno non si è visto o non si è percepito. Allora, credo che ci dobbiamo già fermare per la prima pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra poco, perché insomma vorremmo un po' entrare in quello che è, io presumo ci sia già un programma elettorale, no? Perché ovviamente se si presenta un candidato... Diciamo, abbiamo dei 9 punti, ecco. Una traccia del programma, sì. Ecco, e quindi insomma entreremo un po' nel dettaglio di questa traccia, a fra poco. Eccoci, seconda parte di A Tu per Tu con il candidato per la lista, non ricordi il nome? Città al Centro. Città al Centro, abbiamo capito, non è una lista di destra, no, insomma no. Sarà forse insomma mi viene da pensare il maggior antagonista insomma dell'attuale certo. Sindaco, no? Mario Agnelli, che invece è indubbiamente insomma più afferente al centrodestra. Ci eravamo lasciati... Sì, gli vogliamo chiedere una cosa, ma se tu sarai il sindaco, sarai anche te l'uomo solo al comando, ecco. Oppure ti circonderai di persone che collaboreranno e ti daranno una mano fattivamente a far rinascere Castiglion Fiorentino? Credo che la risposta sta nel passato. Il 2014 io ero stato nominato unico candidato alle primarie del centro-sinistra. Ah, okay. E poi mi sono ritirato. Mi sono ritirato proprio perché in molti lavoravano affinché io non lo facessi, nonostante avessi il vento in poppa derivato dalla bocciatura appunto della centrale a biomasse e di tanto buono che io avevo fatto in consiglio comunale in quei 2 anni. Per cui ecco, la risposta sta nel passato. Assolutamente non credo nell'uomo solo al comando, e stiamo componendo un gruppo di persone, giovani e meno giovani, assolutamente fuori dalla politica fino ad oggi, per riempire i ruoli importanti. Lo vogliamo fare insieme perché crediamo nel progetto venuto dal basso e di un gruppo di persone che rappresentano tutti. Poi il sottotitolo è Un comune in comune con i cittadini, per cui già quello dice qualcosa, cioè vogliamo... trasparenza, vogliamo vicinanza con le persone, vogliamo che un cittadino che chiede una cosa all'amministrazione deve avere una risposta ben prima dei tempi previsti per legge, dei 30 giorni, anche se in molti casi la risposta potrà non essere quella che si aspettano, ma ecco, assolutamente trasparenza e rispetto per i cittadini, la devono avere. Dalle sue parole però, partenza dal basso, noi abbiamo fatto politica, sembra di sentire parlare un candidato del Movimento 5 Stelle. Sì. Detto questo, non lo sarà sicuramente, insomma non lo so se ha mai... Non è un grillino. Ecco, non scopriamo questo campo, ma non perché così, insomma no, perché i termini sono quelli, no? Quello che forse il cittadino si augura è che tutto questo sia rispettato, ma che però ci sia, come dire, la persona giusta al posto giusto, no? Perché il fatto di non aver fatto politica o di partire dal basso non può bastare. No? Per fare l'assessore o per fare il candidato, quindi come segnerete questo? Assolutamente no, appunto, oltre a dire quelle parole che hai ricordato, ho detto anche che stiamo cercando le persone giuste per il ruolo giusto, per cui
avremo in ogni settore l'esperto, lo specialista, e se non avremo lo specialista lo troveremo all'esterno. Quindi una giunta più tecnica, diciamo, questa sarà, che politica. Questa sarà una giunta fatta di persone capaci e che mettono il proprio impegno, non no, che non si informano solo su internet, allora, ma questi devono avere la conoscenza del esatto. territorio, di quello che succede. Questi 9 punti li possiamo riassumere, poi i tempi televisivi sono un po' tiranni, ma insomma possiamo cercare di raccontarli brevemente. Diciamo, abbiamo come punto principale, diciamo, il lavoro, no? Il lavoro è una cosa importante. Oggi Castiglione Fiorentino, come gran parte della nostra valle e dell'Italia intera, sta subendo una crisi che ha portato alla diminuzione dei posti di lavoro. Abbiamo una zona artigianale ed industriale grandi come probabilmente nessuno dei comuni della Val di Chiana, e sono in sofferenza. Ci sono dei capannoni chiusi, ci sono delle attività che hanno cessate, e la zona è un po' langue. Lo dicevamo durante la pubblicità, una su tutte la Cantarelli, che non sappiamo che fine sì, farà, insomma era indubbiamente esatto, un sì, sì, faro, ma anche, no? Ma anche realtà locali hanno subito questa triste storia, per cui per le potenzialità che ha un'amministrazione noi vogliamo aiutare l'insediamento di nuove attività, aiutare quelle che ci sono e che sono in difficoltà. Lo vogliamo fare attraverso le limitate competenze che ha un amministratore, che sono quelle della leva fiscale. Non si può non ricordare che a Castiglione Fiorentino sostanzialmente siamo usciti dal dissesto, ma abbiamo ancora le tariffe quasi al massimo. Ah, ecco. L'IMU per prima, abbiamo l'addizionale IRPEF. Quindi lei dice, una volta usciti dal dissesto, ora siamo nelle condizioni... Siamo nelle condizioni di poter alleggerire un po' la pressione fiscale, o comunque utilizzare i proventi di questa pressione fiscale con dei progetti seri, insomma, dei progetti di rilancio del lavoro e dell'occupazione. Allora, io si potrei chiedere, Castiglione Fiorentino credo che anche da un punto di vista di attrazione turistica potrebbe essere un comune molto attrattivo. Ora, sicuramente forse qualcosa in meno di Cortona ce l'ha, però ha tante cose, però obiettivamente se non siamo ai livelli di Cortona come attrazione turistica, o comunque la percezione generale è che Castiglione Fiorentino magari è noto per altre cose, ma non certo per la sua vocazione turistica. Ecco, pensi che ci sia qualcosa da fare, che magari è stato perso tanto tempo e c'è da recuperarlo? Assolutamente sì. Diciamo che Castiglione Fiorentino, dal punto di vista storico-artistico, credo non sia secondo a nessuno in Val di Chiana. Ha tante potenzialità che appunto noi intendiamo sviluppare. Il turismo a Castiglione Fiorentino è molto presente. Da maggio ad ottobre si può vedere, cioè tutti gli agriturismi e tutte le strutture ricettive che ci sono assolutamente piene, migliaia di olandesi, inglesi, ma anche americani ed altri vengono a Castiglione Fiorentino per una settimana, 10 giorni. Quello che manca, e questo è dovuto sostanzialmente non a una buona amministrazione, ma all'iniziativa privata, no? A chi ha investito del denaro su delle strutture e poi le pubblicizza. Diciamo che ci sono stati 2 anni in cui le persone venivano a Castiglione Fiorentino e nemmeno salivano nel centro storico. Questo è dovuto al senso unico e dal fatto che soprattutto della Val di Chio, prima della realizzazione della variante, era impossibile arrivare in paese. Quindi la gente arrivava alla strada statale e andava tranquillamente a Cortona o ad Arezzo, insomma, le due città che stanno a sinistra e a destra, insomma. Quello che noi vogliamo fare è, al solito, vogliamo fare sistema. Fare sistema per far risaltare le potenzialità di Castiglione Fiorentino. Per questo stiamo studiando, lo lanceremo da qui alle elezioni, una specie di carta di benvenuto. La carta di benvenuto darà tutta una serie di agevolazioni per i turisti e soprattutto faranno conoscere ancora prima che il turista arrivi a Castiglione Fiorentino
quali sono le sue potenzialità, i suoi piatti tipici, i suoi ristoranti. Posso dire i suoi parcheggi? No, perché si fa un po' di fatica a parcheggiare a Castiglione. Oh, e lo dico perché io sono, cioè, vado nella zona anche per ragioni personali, devo dire si fa un po' di fatica. Quindi, no, perché spesso e volentieri anche Arezzo patisce questa cosa, no? Cioè, comunque si fa fatica a capire dove, come, in quali orari, poi devi mettere il bigliettino, poi... Sembra una banalità, ma per una zona che si vuole sviluppare dal punto di vista turistico, cioè dare un servizio dal punto di vista dei parcheggi, dove, come e perché in maniera chiara, è la base, credo che sia la base, oltre al fatto che gli esercizi commerciali poi devono rispondere, no? Quindi rimanere aperti, trovare il bar aperto per prendere un caffè e tutto il resto, però si parte dal parcheggio, esatto, perché se non ci sono le zone... Assolutamente, il parcheggio non serve solo per i turisti, ma serve anche per i residenti, certo. Serve per far tornare a vivere il centro storico di Castiglionfrentino che langue, insomma, come probabilmente tutti i centri storici, i negozi chiudono e quindi è importante invertire la tendenza. La tendenza, diciamo, Castiglionfrentino ha una parte facilmente accessibile, perché o a pagamento o gratis, magari un pochino più lontano, ha dei parcheggi nella zona di Porta Romana, di Porta Fiorentina, mentre l'altra parte, appunto, ecco, la zona di Porta Romana, è servita malissimo, insomma. Esatto. Non ci sono proprio parcheggi. Tra l'altro ci sono tutte le scuole, per cui ci sono degli ingorghi paurosi all'uscita, all'entrata delle scuole, per i genitori che vanno a prendere con l'auto e i figli, per cui è evidente che questa situazione va migliorata. Migliorata vuol dire innanzitutto la creazione di un parcheggio a Porta Romana e poi tutta una serie di miglioramenti che stiamo mettendo a punto. Insomma, vorremmo proprio, uno dei punti essenziali che sarà tradotto anche in reali idee, reali e puntuali idee, sarà proprio sulla riqualificazione del centro storico. È una cosa che a me mi sta a cuore particolarmente, da libero professionista operante nel territorio quale sono, almeno fino al 28 di maggio, poi vedremo. E quindi sì, credo che il parcheggio è importante. Ok. Allora, ultima domanda, perché il tempo sì, le attività produttive del comune, quindi direi l'agricoltura, poi l'artigianato, e ecco, come sono stati supportati in questi ultimi periodi e come vorrete supportarli voi anche in un'ottica di ulteriore sviluppo? Allora, al solito l'idea è quella di fare sistema, no? Castiglionfrentino ha delle potenzialità agricole, ha dei prodotti agricoli di pregio che però spesso vengono venduti o svenduti in qualche parte sperduta senza dargli il giusto peso. La mia idea, che poi è un'idea non recente, era legata alla mia prima e breve esperienza politica, era quella della creazione di un vero marchio castiglionese o valdichiana e quindi riunire dei prodotti e far sapere quali sono i prodotti di pregio della nostra zona. Così come, diciamo, ci dobbiamo impegnare sull'artigianato e sull'industria. Insomma, Castiglionfrentino è stata da sempre una città laboriosa, una città che ha saputo reinventarsi, ha saputo aggiornarsi, ammodernarsi. Ecco, negli ultimi tempi sembra un po' come la sensazione generale, un po' contratta, un po' che ha paura di esplodere. Ecco, noi vorremmo provare a mettere un'iniezione di fiducia e raccogliere le istanze dei cittadini. Ecco, questo secondo me è una cosa fondamentale, perché saper canalizzare e saper raccogliere nel modo giusto le istanze dei cittadini per renderla una qualità del paese, secondo me è fondamentale. Bene, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, sicuramente non sarà l'ultima, perché poi insomma
candidati saranno torchiati a dovere. Andremo a trovarlo a Castiglioni, faremo un giro a Castiglioni. Sì, sì. Conosco il territorio perfettamente. Non abbiamo dubbi. Vedrai che faremo anche delle puntate speciali, insomma, un po' di confronto anche su queste amministrative. Per adesso, ovviamente, ringraziamo il nostro ospite e noi ci vediamo la prossima settimana. La prossima settimana. Al mare, come quella precedente? Vediamo, il mare ora si comincia... Potrebbe essere è attrattivo il mare. Appunto, insomma, cominciano queste giornate. Perché noi ogni tanto andiamo in trasferta, quindi mare, ma montagna non c'è, ancora non ci siamo andati. Comunque, però, ringraziamo il nostro Rossano Gallorini, candidato. Grazie a voi. Sindaco al Comune di Castiglione Fiorentino. Grazie alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio prossimo. Bocca al lupo. Esatto. E noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Grazie.